Ringrazio Angela e Beatrice che si uniscono questa sera alla mia preghiera e alla vostra. Piacerebbe essere vicino quest'oggi a ogni donna della nostra diocesi, oggi è la giornata della donna. Io credo di aver imparato le preghiere da mia mamma o da mia nonna, forse. Ecco, anche mio papà era un uomo di preghiera, ma lui mi ha insegnato a pregare con l'esempio. Ecco, le parole della preghiera, i momenti della preghiera l'ho imparata dalle donne di casa e vorrei che anche noi continuassimo a imparare dalle donne a pregare e che Maria fosse la nostra maestra di preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La bellezza di una donna lieta il volto e sorpassa ogni desiderio dell'uomo. Se nella sua lingua vi è bontà e dolcezza, suo marito non è un comune mortale. Anzitutto la gratitudine. Tutti, uomini e donne, abbiamo ricevuto molto dalle donne. Siamo nati dalla mamma come Gesù è nato da donna. Abbiamo imparato molto dalle donne. Però le donne spesso pagano il prezzo più alto per vivere e dare vita, per lavorare e restare al lavoro, per amare ed essere amate. Le vittime della violenza spesso sono le donne. Maria di Nazaret ha cantato il suo canto di protesta contro il mondo dei prepotenti e così ha confessato la sua fede in Dio. Dio sta dalla parte di chi è più debole. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Maria è il modello di tutti i credenti, uomini e donne. Maria di Nazaret può aiutare tutti a comprendere che la vita è risposta, risposta alla vocazione del Padre ad essere felici. Le ragazze e i ragazzi di oggi forse non pensano che la loro vita sia una vocazione, perciò rischiano di vivere la giovinezza come fosse un parcheggio senza uscita. Per comprendere la verità della vita dobbiamo imparare ad ascoltare la parola che chiama. Dobbiamo imparare a pregare, uomini e donne. Dobbiamo imparare da Maria a dire eccomi. Perciò questa sera preghiamo per tutti, ma in particolare per le donne, per la loro dignità, per la reciprocità che unisce uomini e donne. E fa della terra un pianeta dove è desiderabile abitare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Continuate a pregare, io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona serata, buonanotte.